Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 10 gennaio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Grinta e passione, purtroppo sprecate. Con Urano imperioso nel segno di grinta ed entusiasmo ne avete in abbondanza, peccato li stiate sprecando per la persona o la situazione sbagliata. Testimoni ne sono la Luna e Saturno, entrambi in quadratura. Gli amici ci provano a farvi ragionare, ma voi confondete i loro saggi consigli scambiandoli per vacui giri di parole, storielle illogiche che vi portano fuori pista. Battaglie familiari per una scelta ritenuta dagli altri inopportuna, anche sulla linea educativa dei figli c'è da ridire, siete troppo permissivi e le compagnie che frequentano non hanno una buona nomea. Cucina gustosa, ma molto ricca e speziata, se poi ai pasti bevete vino, seppure di buona qualità, ecco la risposta al vostro mal di stomaco. E la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle, un rapporto rocambolesco, un partner sognatore, di fantasia. E il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. Rivali in amore, fate molta attenzione oggi a chi vi adula per strapparvi confidenze che poi utilizzerà proprio con i vostri rivali. Mantenetevi riservati. Vantaggi nel lavoro. Sarai attivo e bravo. Attento ai colpi di freddo. Situazioni del passato da affrontare, da sistemare. L'intuito ti guiderà su questo. Non essere pigro, oggi. Attivati. Cerca di portare a termine ciò che inizi. Discreto l'amore e il denaro per i nati di giovedì. Possibili nuove conoscenze. Una dichiarazione d'amore per i nati di martedì. Ci sono dei problemi che ti preoccupano, ma è meglio affrontarli subito piuttosto che continuare a tormentarsi. Avete il bisogno di evadere dalla realtà, ma state attenti a non deludere le aspettative del partner. Chi è solo in questi momenti rischia di restarlo ancora per molto se non dimentica il passato e si apre alle novità. Qualche buon incontro nuovo per i nati di domenica. Oggi l'affetto degli amici è particolarmente prezioso. Non trascurate le amicizie, lo avete fatto fin troppo. Poche soluzioni a vostra disposizione per risolvere un problema, ma ci riuscirete, Giove scrive nel vostro cielo, a partire da oggi, un vero percorso che a seguirlo vi porterà al successo. Fate attenzione a oggetti di vetro o taglienti, c'è rischio di ferirvi. Molta attenzione anche a maneggiare cose che scottano e sono roventi. Momenti di serenità in amore. Situazione eccellente in amore per le nate alla fine del segno. Avrete energia e voglia di fare a piene mani, potrete raggiungere risultati significativi nel lavoro e nella vita personale. Avete svolto i vostri compiti e avete anche lavorato sodo, fatevi aiutare dalla vostra immaginazione per crearvi un mondo parallelo gioioso e appagante. Avvertite i buoni influssi del sole nel segno amico del Capricorno, poiché come il toro, quest'ultimo appartiene all'elemento terra. La buona salute, la fermezza di carattere, un bel apporto razionale e logico, non vi difetteranno. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 19 del mese di maggio, vi attendono consistenti influssi sulla bellezza, sulla forma fisica, sul vostro fascino molto caldo e umano. E per tutti questi buoni influssi dovrete ringraziare anche il dio dell'adattabilità, Nettuno nell'amico segno dei Pesci, specie se siete nati nella terza decade. Se ci sono delle situazioni che devi affrontare, sarà meglio muoversi entro questa sera, martedì sarà una giornata un pochino più fiacca, è facile che aumenti la pigrizia. Ma non vedo blocchi per quanto riguarda l'amore, le situazioni di carattere amicale. Più che altro c'è una condizione di nervosismo che va tenuta sotto controllo, è la classica giornata in cui dovranno costringerti a fare le cose. O se farai qualcosa, noterai ritardi o piccoli impedimenti. Se darete troppo per scontate alcune questioni, in questa giornata è possibile che non riusciate a dare il meglio di voi e finiate per dover rimandare degli appuntamenti. Tutto quello che non vi è chiaro, bisognerà approfondirlo. Ovviamente,
non potete avere tutte le competenze che vi occorrono, specialmente se avete appena iniziato il vostro lavoro o le vostre nuove attività, ma comunque è sempre possibile darsi una chance in più. Martedì di passione, non in senso erotico, ma di vera sofferenza. Dopo una splendida vacanza ritornare sul posto di lavoro con biglietto dei mezzi rincarato, per non parlare della benzina, vi imbufalisce. Anche le notizie che arrivano dall'estero non vi rassicurano, tra guerre e pandemie mondiali l'anno non inizia col piede giusto. Quanto vi mancano la montagna, la libertà, ma tutto cambia nel vostro mondo, solo il capo non cambia mai con Saturno alto nel cielo in quadratura ve lo figurate già ancora prima di timbrare con la stessa faccia da funerale che aveva prima delle feste. Amore ed Eros. Famiglia battagliera, si discute per sciocchezze. La destinazione del prossimo weekend, le uscite col quattro zampe, ma anche per guasti domestici e contese con i vicini. Anche i pupi sono indisponenti, ben abituati durante le vacanze, stentano a rituffarsi nella quotidianità, rifiutandosi di seguire gli orari e le regole consuete. Cari Toro, la vostra indole è conservatrice e lo sapete bene. Anche nei confronti delle emozioni e delle idee, ma da qualche tempo qualcosa è cambiato, tanto che c'è chi ha deciso di rivoluzionare la propria vita. Se c'è stata una separazione è tempo di recupero. Valutate bene se un invito a cena potrebbe essere piacevole o meno. Fare scelte azzardate potrebbe rilevarsi controproducente o, e non è cosa da sottovalutare, fare perdere tempo prezioso. Dalla vostra avete una bella combinazione tra Mercurio, nel segno a voi armonico del Capricorno a darvi manforte e a illuminarvi il cammino affettivo con chi vi sta più a cuore. Non vi lasciate frastornare, tuttavia, da alcune tentazioni di sentimentalismo e piuttosto procedete, come vostro solito, verso la serena strada di un'affettività solida e senza grilli per la testa. In special modo se siete nati nel mese di aprile. Lavoro e denaro. Con un'attività in proprio andate fortissimo, ma quante arrabbiature vi viene a costare. Finito l'orario di lavoro, o se ne siete sprovvisti, il diversivo diventa il bricolage, attenti a non farvi male, però, non tutti sono nati con martello e seghetto in mano. Se gli imprevisti vi spaventano la ricetta è semplicissima, preveniteli, sorprendendoli voi per primi. Spese, scadenze e pure qualche imprevisto. I soldi non bastano mai. Ma se siete felici della vostra occupazione, tenetevela stretta, per quanto non sia troppo remunerativa, lavorare in serenità è il top. Sapete usare il vostro savoir-faire in ufficio per tenere a bada alcuni seccatori che possono spuntar fuori, tanto dall'ambiente dei colleghi circostanti, quanto da personaggi esterni. La vostra strada è spianata, dovete solo avere pazienza se svolgete una libera professione. Benessere. Salute così così, sensibilizzato da alimenti a cui non siete avvezzi lo stomaco dà segnali di disagio, bruciorino, doloretto, inappetenza. Adorate i piatti esotici, ma come dicevano le nonne il miglior ristorante è casa propria. Nervosismo alle stelle, stati infiammatori, insonnia. Vi sentite un ospedale ambulante ma forse sarebbe meglio definirvi un pronto soccorso, miracolati in 4 e 4 Tori prendete la vostra vita a ritmo frenetico. Non ti sei mai fermato, sei in salute e non hai nessun problema. Quando ti capita quell'influenza particolare, te ne freghi e scendi comunque a fare i tuoi servizi, tanto sei un treno.